onore a lei, signor Panari, se dovessimo mai passare il video del piego della sua venuta di sindaco, che si apra, oltre alle comunicazioni doverose dell'arzi sindaco rispetto agli articoli di giornale, che si apra una discussione. Grazie. Prego. Grazie.
non considerazioni delle mie intenzioni lineari di natura politica, non con riferimento a vicende che riguardano il Partito Democratico di cui l'assessore viene l'espressione, nulla che abbia riferimento a questioni di natura personale, ma semplice di intenzioni lineari di esercizio di prerogative che rispettano e di un rapporto fiduciario che evidentemente è fondamentale ci sia tra sindaco delegante e assessore delegato. Questo intendevo precisare e dare comunicazione di quanto è successo. Ribadisco, ecco, essere questa una vicenda che non ha motivazioni politiche, pur evidentemente nel momento in cui ho assunto questa decisione, essendo perfettamente consapevole che avrebbe avuto, così come ha avuto, delle implicazioni, delle conseguenze di natura politica. Si è trattato del semplice, seppur doloroso, sottolineo doloroso, semplice esercizio di prerogative che spettano al sindaco. Restiamo più stitici rispetto al dovuto.
mattino prende il giornale, l'assessore di Venezia sta con un'altra cara, perché per le motivazioni che ha detto il sindaco, tutto legittimo, tutto lecito e anche comprensibile. Io per esempio, no, la prima volta che ho pensato a questa cosa, dico, scusate, vi sembra questa una motivazione forte per mandare a casa l'assessore? Sì, per carità, eccetera, scaricato sul sindaco la responsabilità, ma ce ne sarebbe stata un'altra, due anni e mezzo fa, quella sì, grossa, la famosa delibera sui soldi, no, al movimento per la vita, dove l'assessore vota la delibera, è votata, è scritta, nome e cognome, appena gli viene contestato, no, che lei c'era e che ha votato quella delibera, dice no, io non c'ero, non ci sono, sono loro che mi hanno fregata, è stato il segretario generale, cioè, quella era una motivazione, scusa, per mandare a casa l'assessore, quella era una motivazione seria, seria, non si è voluto fare, benissimo, l'abbiamo fatto, perfetto, bene. Però è anche vero che un cittadino che legge rispetto a questa cosa, un po' di perplessità, io penso che sia comprensibile. Addirittura stamattina ho visto che ci sono rappresentanti di categoria che si sperticano, no? Nel dire mamma mia, abbiamo perso un lingotto d'oro, una che pensa, uno dice che abbiamo tutta la bandiera lungamente, se tu non sente niente, tu non sei, cioè quelli di prima non sente niente, gli ultimi tre mesi hanno fatto le vetrine, eccetera, sindaco, non c'era, ci ha pensato lei, abbiamo tenuto la bandiera più prendere nel suo, voglio dire, ma dove eravate? Ma dove siete? Ma in che città vivete? Ma ragionate bene prima di parlare, primo. E poi, sempre dalla parte del cittadino che legge il giornale, il sindaco manda via l'assessore, il Cecchiotto, ben prima da cui il PD si riunisse in assemblea plenaria, e cosa succede? C'è gli assessori del PD, subito dopo il bilancio, che insomma, un po' di tempo, no, per assimilare bene le cose, consegnano le deleghe al sindaco. Non è, non si devono consegnare le deleghe se si vogliono fare atti, si deve consegnare per la serata. Si dice, ma non lunedì, immediatamente, caro sindaco. Queste sono le nostre deleghe, vedi da tu con il partito poi, no? Rispetto a quello che hai combinato, maldestramente, sto citando, no? La voce di Italia Balbano. No, chiudiamo le deleghe, nella serie non succede niente, e poi le deleghe, se le ripetiamo, magari facciamo un immissiamento, come si dice Chioggia, no? Facciamo una bella sbaratata, no? E dopo non cambia assolutamente nulla. Ma non è neanche tanto questa la considerazione del cittadino, perché uno che legge, e finisco, fa una considerazione banale. Oggi stiamo discutendo del bilancio di previsione. Un bilancio che è stato votato da quella giunta, è stato votato il bilancio da una giunta, dove c'era la signora Pianello presente. Stasera, oggi, ieri, non so quando, voteremo un bilancio dove da martedì non ci saranno più gli assessori, almeno le deleghe non ci saranno più. Di cosa stiamo parlando? E stiamo parlando di un bilancio che fra tre giorni non avrà più né padre né madre. Stiamo discutendo, scusate, di una cosa che non ha senso, che non ha più senso. Una riflessione su questo vi chiedo, la fate o non la fate? Cioè, se queste vicende non hanno finito, non dico, guardate, perché potrei massacrarvi, potrei dirvi che non avete combinato in questi tre anni, anzi ancora non avete combinato, ma almeno il senso di quello che stiamo facendo qui oggi, rispetto a questa vicenda, a qualcuno vi suggerisce qualcosa oppure è una nuvoletta di passaggio da che cosa ne ha? Io credo che la discussione, vi invito a farla questa discussione, perché non è una questione di Nanna Caprina, perché se no la gente guarda, sapete cosa fa? E ho finito veramente, Presidente, la gente guarda e dice, noi che non abbiamo più lavoro, noi che paghiamo tasse, noi che chiudiamo le botteghe, noi imprenditori che non ce la facciamo più, siamo qui dalla mattina alla sera a tentare di continuare a fare la nostra cosa e assistiamo a
guardate, ci mangiate la faccia voi, ma è tutta la politica qua che ci mette, soprattutto in questo momento. Grazie. Io vi invito a fare una riflessione seria e profonda e non di facciata come mi pare.